avete deciso di mettere in mostra i fiori in modo diverso. Sì, certamente, proprio per dare sfogo e piacere agli occhi. Tant'è vero, questi ragazzi si stanno impegnando nella realizzazione, visto che oltre all'associazione, dobbiamo ringraziare anche il mercato che ci ha dato, il mercato di fiori di Terlizzi, che ci ha dato l'opportunità di poter spaziare con le scenografie che abbiamo realizzato. I ragazzi della nostra scuola stanno lavorando su questi abiti floreali. Sul fresco, oltretutto, nel giro di 6-7 ore siete riusciti a mettere su una collezione. E infatti, nel giro di poco tempo questi ragazzi sono riusciti a realizzare degli abiti molto, ma molto particolari. Il tema dell'abito e i fiori che hai utilizzato, questa composizione. Il tema dell'abito è madre natura, tutto ciò che nasce con la spontaneità, con il verde, con la natura. I fiori che ho utilizzato sono delle calle gialle, dei santini bordeaux e poi del verde naturale che nasce in tutti i nostri, nella natura, come madre natura. C'è un tema generale di questa sfilata, è vero? Certo, noi ci siamo ispirati al tema conduttore di questa fiera, entusiasmante, proprio perché il fiore non deve essere più deve essere il filo conduttore, diciamo, di tutto, e quindi entusiasmante, gli abiti entusiasmanti, fiera entusiasmante, tutto, show entusiasmante, quindi ci siamo appunto ispirati a questo e... Quanti modelli? Siamo riusciti a farne soltanto 5 proprio per mancanza di tempo, però... Cioè, madre natura e che cos'altro? E ci sono degli stili anni 30, anni 40, ci sono diversi modelli, uno diverso dall'altro. Anche gli stilisti sono uno diverso dall'altro? Sì, anche perché essendo un'associazione fioristi della Puglia provengono da varie zone della Puglia, da Taranto, da Foggia, da Potenza, anche, abbiamo abbracciato anche la Basilicata adesso, e quindi anche da Potenza abbiamo dei fioristi che provengono e quindi ci hanno lavorato in questa maniera. C'erano dei limiti sul tipo di fiori da utilizzare, delle indicazioni? Allora, la possibilità erano con pochi fiori, erano stati dati proprio in maniera tale per vedere anche loro fin dove potevano arrivare con la lavorazione. Mezzi ridotti, e loro con la loro fantasia sono riusciti a creare veramente dei bei lavori, nonostante il materiale non era abbastanza. Ci sono altre tappe in programma per voi? Tappe ce ne sono da svelarle in futuro, perché sono molto importanti, quindi le sveleremo in futuro. È vero che avete in programma anche un matrimonio da molto 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 lontano? Sì, certo, molto lontano. Dici qualcosa di più, da dove almeno? Non chiediamo di chi. Dunque, la prossima settimana abbiamo un matrimonio australiano, vengono circa 30 persone, hanno scelto come location la Valle d'Itria. Quindi come fiori? Dunque, i colori che hanno scelto, andiamo sul lilla e sul viola. Lilla Purple, dicono loro, hanno scelto proprio questo tema conduttore e noi faremo il meglio proprio per la location che loro hanno scelto.